Giorno 35. Il sergente istruttore Dushku crede davvero di essere un genio. Che sciocco. Il suo grasso corpo gongola mentre mi mordo a sangue le labbra per nascondere qualunque reazione. La sua lungimiranza è scarsa almeno quanto la sua intelligenza. Fai attenzione! Rinforzi di terra in arrivo alla vostra posizione. Elicotteri di supporto in avvicinamento alla vostra posizione. Richiesta ricevuta. Rinforzi in arrivo. Fatelo scappare!
Ricevuto. Rinforzi in arrivo. Potrei fare se non combattessi le sentite che gli uomini di lavoro sono preso due barche fuori da porto alle grandi. Non c'è modo di avviare due pattuglie in trappola in ribelle, almeno una volta un genere dei contrabbandieri che ci sono. Capisco che siamo nel pieno della rivoluzione, ma non sarebbe male un giorno libero ogni tanto. È un mese che non dormo più di 3 ore di fila. Il mio cervello non mi serve. Nella notte dei falò ho perso alcuni parenti. Mio zio e i miei cugini. Me li ricordo molto bene, ma non ho dimenticato ciò che hanno subito. Continua dritto, io apro il fondo. Non potrei dispiacere, quando impari l'odio, puoi dimenticarlo. L'arma che protegge il comando nemico ha fatto una strada. Dovevamo rischiare. Avete sentito degli ultimi rifornimenti di munizioni? Ogni volta che andiamo alla base, ce ne danno sempre di meno. Lascio agli altri il compito di pensare al prossimo governo. Solo so che non voglio rigenerare senza la guida della Repubblica. Ma come impediremo ad altri di prendere il suo posto? Sì. Ehi, che succede, ragazzi? Ora facciamo sul serio! Qualcuno risponda! Qual è la situazione? Lo abbiamo perso? Rispondete! Rico, puoi aiutarmi? Lascia che ti spieghi.
Credo che si sia rotto il cancello. Te lo puoi sbloccare? Ma chi ti credi di essere? Rico Rodriguez. Ops. Uomo, grazie! E pensa che non ho neanche dovuto studiare per questo, eh? Guarda l'anca! Guarda l'anca! Cosa stai facendo? Mi nascondo in piena vista, no? Ti piace? Prova a essere più sciolto nei movimenti. Ci sono molti veicoli militari in giro. Ne prenderò uno in prestito. Sei pronto? Vuoi che venga con te? Non saremmo Frigo e l'altro senza Mario Frigo. Sì! Prova un veicolo militare. Qualcosa di corazzato, magari. Ma non un aeroplano o un elicottero. Mi gira ancora la testa per tutto quel lancheggiare. Niente carri armati. Soffro di claustrofobia.
Qual mezzo? Mi piace la blindatura, ma come rinunciare al comfort dei sedili in finta pelle? È quasi così. Hanno scoperto che volevo disertare. Mi serve protezione. Trasmetto i dati sulla mia ubicazione. Dima dice che questo tizio è importante. Deve restare vivo. Sai perché vuole disertare? A nessuno piace lavorare con Di Ravello. Inoltre, Dima dice di avergli promesso 5 milioni di dollari americani. 5 milioni? È quello che ho detto. Milioni! Sono il dottor Zeno Antiticara, delle industrie Bavarium di Ravello. Devo raggiungere la resistenza armata. È mia intenzione disertare. Siete i miei agenti di sicurezza. Agenti di sicurezza? Sono Rico Rodriguez. Lui è Mario Frigo. Buongiorno. Mario, prendi l'auto. Zeno, sai pilotare un elicottero? Se proprio devo. Bene. Così avranno due bersagli a cui sparare. Bersagli? Il mio contatto, Dima, ha promesso che mi avreste facilitato la fuga negli Stati Uniti. Voglio una villa bifamiliare in un... Ti faccio una controproposta. Tu non muori. Allora, tu saresti uno scienziato, eh? E che cosa studi? Studio il papai. Ma il generale vuole che i suoi scienziati costruiscano solo armi. Mi ha torturato e ucciso alcuni dei miei colleghi. Devo disertare. Bene, Doc. Rico, tienimeli lontani. Questo affare non va tanto bene. Bene, Doc. Seguici. Ti porteremo fuori di qui in men che non si dica. Vai, Rico! Sei il migliore! Forza, Doc! Sei in elicottero. Cosa ti trattiene? Questi comandi sono troppo... Rico! Stampare salterà in aria, lo colpiscono ancora. Tu sei in elicottero. Cosa ti trattiene? Dannazione. Dima ha promesso che mi avreste facilitato la fuga negli Stati Uniti. Voglio una villa bifamiliare in un... Ti faccio una controproposta. Tu non muori. Allora, tu saresti uno scienziato. E che cosa studi? Ma il generale vuole che i suoi scienziati costruiscano solo armi. Mi ha torturato e ucciso alcuni dei miei colleghi. Devo disertare. Bene, Doc. Seguici. Ti porteremo fuori di qui in men che non si dica. Rico, tienimeli lontani. Questo affare non va tanto bene.
Zeno, non volare troppo vicino finché non te lo dico io. Sam! Zeno, non volare troppo vicino finché non te lo dico io. Muovi il culo, Rico! I rinforzi non sono lontani! Zona è libera, ma attenti agli altri siti, Sam. Cavalca l'onda, Rico! Non ce la faremo mai! Non preoccuparti, Doc. Ci penso io. Ah, e c'è anche Rico qui. Mi uccideranno! Ah, ne abbiamo passate di peggiori. Ah, molto confortante. Possiamo andare! Cavalca l'onda, Rico!
Cavalca l'onda, Rico! Mi hanno assicurato terre e ricchezza. Possiamo riportarti al generale di Ravello, se vuoi. Dima, spregevole arpia, mi ha ingannato ancora. Che usare una graffetta. Ma in barca? Mario dice che sei bravo. Gareggia in questa corsa. Fa vedere a Medici chi sei.
l'area è vietata. Vattene su. L'area è vietata. Vattene su.
base. L'abbiamo preso? Cosa succede? Rapporto.